Benvenuti alla rubrica del venerdì. Oggi l'ospite è Patrizio Del Nero, sindaco di Albaredo, che salutiamo e ringraziamo, con il quale affrontiamo una tematica che ci sta molto a cuore, ovvero sia un progetto pilota che è dedicato alla montagna per lo sviluppo ecosostenibile della stessa. Ecco, Patrizio, ce ne vuole parlare, appunto. Si cerca in qualche modo nei paesini di montagna di trovare opportunità, di guardare al futuro. Sì, buongiorno a tutti. Siamo in una fase in cui vanno ripensate anche le dinamiche dello sviluppo e del futuro delle realtà periferiche montane, perché dopo un ciclo che è durato anche abbastanza lungo di spopolamento e di desertificazione anche dal punto di vista delle attività economiche, credo che ci possa essere una inversione di tendenza. Noi come Albaredo per San Marco l'abbiamo sperimentata sui servizi, ma adesso pensiamo che il territorio debba di nuovo andare al centro dell'attenzione. Il progetto, infatti, nel suo specifico? Ecco, il nostro progetto si chiama Green Way Flowers, cioè la via verde dei sapori, nel senso che va a riutilizzare, adeguandoli, i sentieri di montagna in modo da sviluppare fortemente il cicloturismo anche per le categorie, diciamo così, di disabilità, quindi dei percorsi che siano inclusivi e attrezzati e assistiti da questo punto di vista. Il cicloturismo è sicuramente, credo, una frontiera da percorrere e noi abbiamo questa possibilità anche con investimenti che non siano eccessivamente rilevanti. Ma il cicloturismo è legato in questo caso anche ai sapori, non a caso si chiama flowers, dei sapori, perché ovviamente la presenza degli alpeggi del Bitto, la enogastronomia tipica della montagna, sono anche quella una nuova opportunità e occasione. Noi abbiamo dato l'incarico a tre giovani neolaureati proprio con l'idea di dire: guardiamo con l'occhio delle nuove generazioni quale potrebbe essere il futuro, l'opportunità per loro per una vallata alpina. In questo senso siamo a buon punto della realizzazione del progetto. La prima parte è quella collegata al cicloturismo fondamentale, collegata all'enogastronomia con questa opportunità, collegata al benessere e alla salute attraverso la presenza sul territorio. E poi c'è una seconda parte che è, credo, l'esplorazione ancora tutta da fare, ma su cui ci sono delle idee importanti, cioè la trasformazione di quello che sono l'abbandono ovviamente delle terre, soprattutto che sono diventate incolte da anni, in una nuova opportunità, cioè trasformare un problema, l'abbandono dei prati, pascoli, che non è quello del falciarli, ma è quello di metterli in un circuito economico che dia occasioni importanti di reddito. Far sì che il riavvitare la montagna non sia l'occasione della seconda casa, ma sia l'occasione del lavoro, del ciclo di vita completo che può oggi essere garantito attraverso opportunità che danno reddito, perché dare reddito significa soprattutto questo. Noi finiamo per creare dei paesi presepe ma senza gli abitanti. Allora adesso bisogna investire sugli abitanti, bisogna cambiare ottica. Bisogna cambiare ottica, cambiare ottica significa investire sul lavoro, sugli abitanti, sul patrimonio umano, soprattutto delle giovani generazioni, perché è quello che garantisce, diciamo così, il futuro dei nostri paesi di montagna, della nostra montagna valtellinese, che tra l'altro è ampia e ci sono tanti, veramente tanti piccoli paesi di quota che meritano di essere valorizzati, e oggi le condizioni ci sono.